Buona giornata a tutti. Incominciamo la terza settimana di Quaresima dal Vangelo secondo Luca. Gesù cominciò a dire nella sinagoga di Nazaret: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandata Elia se non una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo loro, si mise in cammino. La parola del Signore di oggi ci dice che Gesù non è stato accolto dai suoi. Perché? Perché propone un modello che non è quello tradizionale. Gli ebrei non vedevano di buon occhio né gli abitanti di Sidone né i siriani, erano i loro nemici. Mentre Gesù gli dice che Dio accoglie anche queste persone, la reazione delle persone del popolo di Nazaret è la reazione di uccidere Gesù perché vogliono eliminarlo. Gli ha proposto un messaggio che non era accettabile per loro. La reazione di Gesù invece qual è? È quella di prendere e mettersi in cammino. Lui ha pronunciato il suo discorso sul regno di Dio. Ho annunciato ai suoi compaesani, ma poi riparte e va verso un'altra missione di annuncio della parola di Dio.